E serpeggia un po' di malumore in questi giorni tra i commercianti di via Alfredo De Luca. A cosa è dovuta questa situazione? Diciamo che il malumore è dovuto a una cattiva informazione che si poteva prevenire riguardo a questi lavori che sono stati effettuati quasi, cioè noi eravamo impreparati a questo tipo di intervento, anche perché diciamo questa zona via Alfredo De Luca è stata una delle prime che ha cominciato a dare vita dopo questa pandemia che non è ancora finita, e tutte le attività si sono state molto diciamo attive nell'adoperarsi per la sanificazione, per mettersi in regola con distanziamento e tutto, ed era anche opportuno magari informare un attimino prima, magari si potevano diciamo organizzare le cose un po' diversamente da come poi si sono svolte e come ancora oggi vediamo che la strada comunque non è ancora in ordine, ci vorrà ancora del tempo, ecco. Magari preventivamente si faceva un'informazione, sicuramente non è che avremmo vietato i lavori, perché a noi interessa che il paese funzioni, però avremmo avuto magari anche il tempo precedente, perché c'è stata anche la possibilità dal mese di aprile, ancora il mese di maggio, di poter effettuare questi lavori. Penso che in questo momento, dove le attività, ecco vedete noi stiamo arrivando, ci stiamo premunendo per farci trovare preparati dagli ospiti e speriamo che ne arrivano tanti, però poi vederci diciamo con questo diciamo, come possiamo dire, problema, polvere, queste cose qua, magari fatto un attimo prima o concordato un attimo prima poteva andare un attimino diversamente. Il malumore principalmente in questo momento è dovuto ai lavori che stanno eseguendo sulla strada. Generalmente questi lavori iniziano in 2 o 3 giorni, vanno eseguiti, invece adesso sono già 15 giorni, hanno incominciato il giorno 1. E noi stiamo subendo polvere, male, odori malsani perché stanno aprendo le fogne, devono fare lavori sulle fogne e tante altre cose. Generalmente con le altre amministrazioni questi lavori finivano ad aprile, invece adesso stanno proseguendo e non sappiamo quando finiranno. Questo è uno dei malcontenti di questa, su questa strada, anche perché noi veniamo da una chiusura che non dipende certamente dal comune. Però noi abbiamo fatto marzo, aprile e maggio chiusi completamente. Adesso che si incominciava a vedere un barlume, ma non lavoro, ma ci hanno messo in queste condizioni.